Un giallo, visto dalla prospettiva dell'investigatore, non quello asettico e scientifico a cui ci ha abituato la televisione in stile CSI, ma il poliziotto della provincia italiana, alle prese con i propri problemi personali e professionali, in una caccia spasmodica e ricca di colpi di scena, all'assassino. Ogni giorno ha il suo male, primo libro di Antonio Fusco, edito da Giunti, presentato alla Biblioteca San Giorgio di Pistoia, è stata una felice scoperta. Protagonista della storia è il commissario Casabona, poliziotto come lo stesso Antonio Fusco, che a Pistoia guida la squadra mobile. Un uomo che si muove nell'immaginaria provincia toscana di Valdenza, i cui tratti distintivi ricordano molto quella di Pistoia. Una terra tranquilla, scossa dall'omicidio efferato di una donna. Il romanzo è stata l'occasione per poter parlare di quelle sensazioni che un poliziotto, quando lavora in determinate circostanze, si deve tenere dentro. Non le può esternare, perché ovviamente bisogna essere lucidi, bisogna essere freddi e bisogna aiutare chi ha bisogno di essere aiutato. Però poi quello che c'è dentro rimane dentro, si porta a casa, si porta negli anni, e il libro è stato l'occasione per raccontarlo. Infatti c'è una collega di Napoli che l'ha letto, che mi ha chiamato per ringraziarmi anche di questo, cioè per aver avuto il coraggio, la forza di raccontare quelle cose che noi viviamo, che la stampa racconta dall'esterno, viste dal nostro punto di vista e dalla nostra prospettiva. Quanto il protagonista è Antonio Fusco? Poco, il protagonista è più bravo di Antonio Fusco, risolve il caso, alla fine è un caso complicatissimo, non so se io al suo posto sarei riuscito a fare altrettanto bene. È anche un omaggio da napoletano alla Toscana. Pistoia si riconosce in tanti tratti, dal comune capoluogo alla sua provincia. Alcuni nomi geografici strizzano l'occhio a quelli che noi più conosciamo. Credo che la Toscana e la Campania, Napoli, abbiano un filo che le collega dai tempi delle novelle del Boccaccio, se vogliamo, no? Che poi si ricollega alla splendida esperienza che c'è stata tra Massimo Troisi e Roberto Benigni. Sono due popoli, come si può dire, passionali, che hanno la capacità di vivere la vita nelle sue sensazioni. Non sono popoli freddi, sono popoli che sanno vivere nella dimensione proprio della vita, della socialità, del divertirsi anche, perché no? C'è molto in comune tra i campani e i toscani, secondo me. Tra un caso e l'altro della vita reale si sta già lavorando sul secondo romanzo? C'è un'idea, però l'ho messa un attimino da parte, perché voglio vedere se la strada intrapresa è buona, la percorrerò ancora per qualche chilometro, altrimenti non è il caso, è meglio fermarsi.